Cari fratelli e sorelle, come ogni volta in cui mi trovo qui al pulpito è sempre un piacere, un onore e allo stesso tempo anche un timore per questo momento, che il Signore possa guidare e farci ascoltare la sua parola. Qualcuno di voi magari si ricorderà che un po' di tempo fa io ho iniziato dei sermoni su Tito. E qualche mese fa abbiamo appunto già affrontato quelle che erano alcune caratteristiche che appunto Paolo indicava a Tito come importanti per quelli che possono essere conduttori di chiesa, ma comunque cristiani tutti, quindi riferiti un po' a tutti noi. Allo stesso tempo spero che magari l'esercizio che ho fatto io è stato quello, diciamo, di, come dire, di applicare, cercare di applicare, cercare di ricercare quelli che appunto erano, sono le caratteristiche che appunto Paolo indicava e dava come indicazioni a Tito. Quello che noi affrontammo qualche mese fa appunto erano l'essere sobrio, quindi non dediti al vino e irreprensibili. Diciamo che introducendo facciamo un brevissimo remind di quello che era il contesto di quel tempo, no? Quindi siamo a Creta, dove appunto i cretesi venivano definiti dei ventri pigri, quindi persone completamente corrotte, no? Ricordiamo l'essere una persona cretese e creditizio significava proprio l'essere una persona poco onesta, in buona sostanza, no? Mercenari, quindi persone che erano abituate a lavorare nel momento in cui riuscivano ad ottenere un compenso migliori. È una città poco sicura, piena di porti, una città che viveva tante persone, dove c'era una strumentalizzazione anche di quella che era la sessualità, tutta una serie di problemi che conosciamo e che abbiamo visto la volta precedente. Allo stesso tempo abbiamo Tito, quindi un seguace greco di Gesù Cristo, nonché un collaboratore, uno stretto collaboratore di Paolo, e abbiamo un Dio che è un Dio di ordine. Un Dio che dà delle istruzioni ben precise e vengono date delle istruzioni ben precise anche a Tito attraverso appunto Paolo. E mi piace ricordare sempre, come ricordato nel commentario di Matthew Henry, che definisce Tito come un innaffiatore, come una persona che deve innaffiare le chiese piantate dagli apostoli, no? E mettere a posto ciò che non andava, ciò che non funzionava, no? Anche perché il ruolo che comunque gli era stato concesso, che Paolo concedeva appunto a Tito, era un ruolo importante, non era un ruolo di una comunità, ma era un ruolo di tutte quelle che erano le chiese presenti in una città grande, una città importante, no? E quindi Paolo rivedeva anche in Creta quello che era un progetto di Dio importante, un progetto che aveva ovviamente un suo peso, un luogo dove era perfetto, ma dove c'erano capi corrotti, dove c'era una situazione che verteva particolare, una chiesa praticamente in rovina, dove non incideva, non dava come dire, quel valore forte all'interno della società. Noi in questo momento, tra oggi appunto, continueremo quello che abbiamo iniziato, questo cammino che abbiamo iniziato, e mentre ci apprestiamo a farlo, vi invito anche a ricordare che le parole di Paolo non sono solamente, come si diceva, per i leader, no? Per i pastori, per i conduttori, ma sono dirette a tutti noi, perché ciascuno di noi a modo suo è chiamato a condurre e esprimere la luce di Cristo assolutamente in questo mondo, no? E oggi anche un po' per il caldo, un po' per la spossatezza, per un po' la situazione, mi capiterà di fare qualche domanda, no? E quindi vi chiedo, siamo tutti convinti che queste caratteristiche che Paolo indica a Tito sono rivolte anche a tutti noi? Lo siamo, fratelli, lo siamo? Lo siamo? E credo che proprio l'applicabilità di determinate cose
possano essere un faro per noi che debba guidarci nel lavoro, nella comunità, nella vita di tutti i giorni. Oggi noi affronteremo tre caratteristiche che sono il non essere arrogante, l'essere ospitale e fedele alla parola. Forse a un primo sguardo queste tre caratteristiche ci possono sembrare non collegate tra loro, ci possono essere scollegate, ma in realtà vedremo che c'è un filo conduttore che le unisce, un principio fondamentale che risiede nel cuore di ciascuno di esse. Anche perché in un contesto così particolare che è quello di Creta, queste caratteristiche onorano Dio. E soprattutto promuovono Dio. E quindi, come ci siamo detti tante volte, anche il mercoledì, la Bibbia è la parola di vita per sempre, quindi anche ai nostri giorni. E quindi Creta, Monte di Procida, altre città vivono situazioni per tante cose anche simili, no? Come noi viviamo situazioni simili ai nostri fratelli e alle nostre sorelle del tempo. Quindi, prima di iniziare, facciamo anche un breve passo indietro, no? Ricordiamoci il motivo perché esaminiamo anche queste caratteristiche. Non stiamo ovviamente cercando di creare una lista, un vademecum, dove appunto Paolo indica a Tito questo sì, questo no, quindi una lista come cose da smarcare, ma piuttosto è per comprendere quei comportamenti che piacciono a Dio e che soprattutto servono ad avere un cuore ben predisposto, un po' come avere l'esempio di quello che è stato Gesù Cristo, come lui si è comportato, perché lui è stato tra noi, e quindi come ha agito, no? Noi abbiamo ricevuto, grazie a Dio, una trasformazione, ora siamo diversi. E questo è anche grazie a quello che facciamo, come agiamo, come tutti i giorni facciamo determinate cose, come accogliamo Cristo nelle nostre vite, no? Diciamo che queste caratteristiche che noi oggi analizziamo sono per certi versi un po' come uno specchio che ci permette di vedere noi stessi, ma con la luce della verità di Cristo, no? Fare anche delle analisi, delle riflessioni ascoltando la parola, ed è per questo che il titolo del sermone è legato proprio ai raggi X, quindi figli di Dio sotto i raggi X, dove riusciamo a vedere ogni cosa. E l'incoraggiamento però che voglio darvi, fratelli e sorelle, prima di cominciare, è che comunque noi siamo una comunità, non siamo soli, Dio ci ha collocato qui, quindi stiamo facendo un percorso per crescere assieme, per procedere assieme in tutte queste indicazioni che il nostro Dio ci dà. È un viaggio incredibile l'ascolto della parola, un qualcosa di meraviglioso, no? E quindi prima di iniziare a leggere la parola di nostro Dio, pregherei. Padre, con questa promessa che tu ci hai fatto, noi vogliamo porgerci con dei cuori aperti, vogliamo essere disponibili, vogliamo assorbire quella che è la tua parola, unicamente quella che è la tua parola, null'altro, Padre. Ti preghiamo perché tu possa veramente infondere in noi saggezza, comprensione e possa farci cogliere il significato profondo delle parole che Paolo, ispirato da te, applica e indica. Tito, Padre, ti preghiamo veramente che tu ci possa guidare passo dopo passo in questo percorso e ci possa conformare sempre più alla tua parola e al tuo essere unico. Grazie. Amen. Possiamo aprire le nostre Bibbie su Tito, capitolo 1, i versi dal 5 al 9. Dal capitolo 1, dai versi 5 al verso 9. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare
e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni, quando si trovi che sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di assolutezza né insubordinati. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di illeciti guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Ho un'altra domanda da farvi. Chi di voi nella propria vita non ha mai acceso una candela? Penso l'abbiamo fatto tutto, giusto? Fratelli e sorelle. L'abbiamo fatto tutti, no? Ci siamo su questo. Tra qualche anno, chissà, stanno cambiando i tempi, magari non ci saranno nemmeno più le candele, no? Noi in camera da letto già abbiamo delle candele che si accendono con la lucetta, con la batteria, per evitare problemi, no? Per evitare rischi, no? E ora, per aiutarci a comprendere e a visualizzare queste caratteristiche, voglio introdurre appunto questo oggetto, no? La candela, no? Quindi tutti, come abbiamo visto, ci è capitato in questo periodo, forse anche di più, visto tutti i problemi che ci sono stati con l'elettricità e tutto il resto, no? Una candela può sembrare un oggetto fondamentalmente semplice e comune, ma ha una grande forza simbolica ed è molto particolare, no? Lo vedremo, perché possiamo pensare ovviamente a un oggetto semplice, no? Solo cera, è uno stoppino, è qualcosa, no? Cosa può avere a che fare quindi con la nostra vita cristiana o con le caratteristiche di un buon cristiano che ci siamo detti, no? Cosa può centrare? La risposta sicuramente sta nella luce, no? Perché? Perché comunque la luce di una candela, che può sembrare piccola, no? Può sembrare, come dire, soprattutto oggi siamo ovviamente di giorno, quindi ha un peso diverso, ma immaginate una foresta completamente buia, di trovarci lì in mezzo e c'è una candela. Beh, già l'aspetto appare diverso rispetto a questo momento, no? C'è un tipo di illuminazione, un qualcosa di diverso. Ecco, noi per certi versi il Signore ci indica, ci ha collocati qua e siamo un po' anche noi candela, no? La luce è un simbolo potente nella Bibbia, sempre ovviamente ripetuto, ci viene sempre indicato. Gesù si chiama ed è la luce del mondo, no? Fratelli. La luce quindi rappresenta la verità, la guida, la salvezza, la presenza di Dio, sempre. E così come la candela siamo chiamati a risplendere e a riflettere anche noi la luce di Cristo in questo mondo, no? Se qualcuno di buona memoria si ricorda, nella puntata precedente avevamo parlato proprio di tutti i problemi che ci sono oggi nella società, il sentirsi anziani anche oggi, quando magari anagraficamente non lo siamo, ma perché vediamo tutte le differenze, no? che ci sono state, no? E allora come pensare alla candela non solo come un simbolo potente, ma un simbolo che appunto ci accompagna anche sulle tre caratteristiche che ci vengono indicate, no? Una candela sicuramente può insegnarci molto sull'arroganza, no? Molto sull'ospitalità e anche sulla fedeltà della parola. E lo vedremo, e mentre lo vedremo con la parola del nostro Signore, vi chiedo proprio di immaginare questa luce che si diffonde nel buio. Ora, ripeto, la vedete poco forte, ma di immaginarla veramente come se stessimo appunto al buio, no? E poi pensate come poter essere quella candela, come possiamo veramente risplendere con la luce di Cristo nelle nostre vite e nel mondo. Teniamolo a mente questa immagine mentre affrontiamo queste tre caratteristiche. Passiamo ora alla prima delle caratteristiche, l'arroganza. Guardiamo la nostra candela, no? Una candela, per quanto possa essere magari bella, possa essere profumata, particolare, ci sono candele che costano anche svariate decine di euro, quindi sono molto particolari, ma una cosa è certa: è difficile trovarsi una candela fatta di cera e stoppino che si accenda da sola.
Questo è sicuramente impossibile, c'è bisogno di una scintilla, di un fuoco esterno. La candela da sola non si eleva, non si illumina. Ecco, così dovrebbe essere anche per noi come cristiani. L'arroganza è un atteggiamento di superiorità, un atteggiamento, un gonfiare se stessi, no? Al di sopra degli altri. È un atteggiamento che per certi versi dimentica la nostra dipendenza da Dio. La dimentica, non ne tiene conto, no? È bene riflettere su questo, perché ogni talento che noi abbiamo, ogni capacità che noi abbiamo, e gloria a Dio quante ne abbiamo, non provengono da noi, provengono unicamente da Dio. E quando noi le esibiamo, le dobbiamo esibire per la gloria di Dio, non per metterci noi in mostra, no? Ci sono dei sinonimi che usa Matthew Henry nel suo commentario, no? E dice, parlando appunto dell'arroganza, no? Sopravvalutazione delle proprie capacità, narcisismo, egoismo, egocentrismo, sicurezza di sé, autoindulgenza, scarsa stima degli altri, superbia, caparbietà, inflessibilità. Ecco, vi faccio un'altra domanda. Tenendo presente ciò, tenendo presente questo modo di approfondire il significato dell'arroganza, chi in questa settimana almeno una volta lo ha fatto con un fratello, un familiare, un amico? Io parlo per me, più volte, assolutamente, più volte. Perché lo sappiamo. E come ha detto Paolo anche ai Corinzi, che cosa hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Primo Corinzi 4,7, no? Paolo in questo caso sta scrivendo a Corinzi, ai Corinzi, conosce molto bene Corinto, è stato svariati tempi a Corinto, quindi ha evangelizzato molto, affronta in questa lettera cinque dei problemi che affliggevano la chiesa di Corinto, quindi le divisioni, il sesso, il cibo, le riunioni e la resurrezione. E in questo caso, quando si pone con questo verso, sta affrontando quelle che erano le divisioni all'interno della Chiesa, e quindi anche in quel contesto parla di come l'arroganza è controproducente, crea delle divisioni e poi ha dei riscontri anche in tutta quella che è la nostra vita cristiana, quella che è la dipendenza. Lui sottolinea quella che è appunto la dipendenza fondamentale da Dio. Una grande virtù è sicuramente quella di chiedere consiglio ad altri, anche nelle situazioni in cui ci troviamo di vita privata o di qualsiasi altra vita, perché abbiamo visto, no? Siamo un po' come la candela, abbiamo bisogno di una scintilla, della scintilla di Dio per brillare. Senza la scintilla di Dio non brilliamo purtroppo, anche se spesso ci illudiamo, ma non brilliamo. Quindi questo è particolarmente importante, vivere in comunità. Quando parlo di comunità mi riferisco ovviamente anche alle nostre vite nella comunità intesa come le città in cui viviamo. Un atteggiamento di non arroganza sicuramente favorisce l'unità all'interno della nostra chiesa e all'esterno, il rispetto, l'amore reciproco. Quando riconosciamo che tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio e lo applichiamo anche, non lo riconosciamo solo dicendo sì, effettivamente abbiamo bisogno della grazia di Dio, possiamo guardare agli altri non dall'alto verso il basso, ma li possiamo guardare con umiltà e comprensione, con ascolto, con un approccio differente. Ovviamente si potrebbero fare tanti esempi in merito, no? Ma io ne voglio fare uno a caso. Per esempio, immaginiamo di essere ad una riunione che possa essere di chiesa, di condominio, con dei fratelli, con dei parenti, qualsiasi tipo di riunione, avere una diversità di opinioni. Capita spesso, purtroppo, a tutti noi, soprattutto a chi ha magari un carattere come me, no? Più focoso, più passionale, no? E di avere appunto queste diversità. L'atteggiamento arrogante sarebbe quello ovviamente di insistere sulla propria opinione, di sminuire le opinioni degli altri e di rifiutare di ascoltare, cioè far finta magari di ascoltare, ma poi alla fine non sto ascoltando perché il mio unico fine è quello di convincere te di quello che penso io, ma perché sono convinto che quello che penso io è quello che è giusto. Sicuramente quando facciamo così non stiamo dimostrando una dipendenza
da Dio e non stiamo cercando di imitare quello che Gesù Cristo ci ha lasciato come modo di affrontare le situazioni. Quindi un po' la domanda che mi sono fatto, no? Quante volte mi è capitato di farlo e poi rendermi conto, dirmi caspita però, ero convinto di, ma alla fine non è andato proprio così. C'era una persona, non mi ricordo, che diceva una frase che mi rimase molto impressa, un filosofo o qualcuno, che diceva: solo gli idioti non cambiano mai idea. E diciamo che quando noi siamo pieni di arroganza, ci poniamo con arroganza, non cambieremo mai idea sulle cose, perché siamo focalizzati solo sul nostro essere, no? Un'esperienza che a me, per esempio, capita spesso lavorativamente, nel senso, tante volte sono convinto di, se non faccio io questa cosa viene fatta male, non funziona, no, già lo so, no? E delle volte mi capitava proprio l'altro giorno, magari di chiedere una cosa lavorativamente, no? E dire sì, vabbè, gliel'ho chiesta, ma tanto alla fine o la fa male o ci metterà il triplo del tempo che ci vuole, no? Me la metto a fare prima io e poi dopo gli dico: ah, tranquillo, lascia stare, perché. E niente, dopo poco mi è arrivato il messaggio che l'aveva fatta, e l'aveva fatta molto meglio di come la stavo facendo io, che ancora non l'avevo finita, no? E quindi delle volte questo nella vita anche di tutti i giorni ci fa riflettere come la parola poi di Dio ci mette davanti a delle cose ben precise, ben importanti. Ed ecco, l'arroganza sicuramente non paga. Ovviamente questo non significa che dobbiamo cedere sempre a quello che dicono gli altri, che dicendo, ma qui il Signore, attraverso le parole di Paolo e le indicazioni che dà Tito, ci chiede semplicemente di non essere arroganti, cioè di essere ben predisposti, nel senso, nell'ascoltare, non partire dal presupposto che noi siamo i conoscitori del tutto, no? Ricordiamo anche le parole di Pietro, in Pietro, la prima Pietro 5:5: vestitevi tutti di umiltà nei rapporti reciproci, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. In questo caso parliamo di Pietro, una lettera comunque circolare fatta per una serie di comunità dell'Asia Minore, che sarebbe l'attuale Turchia, no? Dove c'erano persecuzioni, dove Pietro, appunto, anche in una situazione così complicata, li incoraggia a sottomettersi, li incoraggia a sottomettersi alle autorità. E quindi parla proprio di una non arroganza, assolutamente, in tutte le circostanze. Parla dell'onore e della gioia nell'essere perseguitati in quel caso. E quindi veramente ci fa riflettere a quante volte invece noi siamo arroganti per cose molto meno pesanti rispetto a quelle che magari hanno attraversato anche in questo caso, in questi contesti. E quindi, come la candela che ha bisogno di una scintilla esterna per brillare, abbiamo bisogno di Dio noi, sempre. Riconosciamo la nostra dipendenza da Lui e cerchiamo di mettere da parte completamente l'arroganza. Siamo diversi, fratelli. Quando Dio entra in noi, quando Dio ci apre gli occhi, siamo diversi, e questa cosa deve apparire. Il Signore ci chiede di farla apparire. Paolo chiede a Tito questo: devi togliere la corruzione dalla Chiesa, devi togliere i capi corrotti, perché quando vi vedono per strada, quando voi fate delle attività quotidiane, devono vedere che siete diversi, avete una luce diversa, dipendete da qualcosa di diverso. Non dal denaro, non dalle opportunità, non dalle calunnie, da qualcosa di diverso. E tutto questo, fratelli, non serve certo per avere l'approvazione da Dio, ma serve però per assolvere ad un comandamento che nostro Padre ci ha dato. Ci chiede di essere la luce nel mondo. Caspita, una cosa così importante, una cosa così grande, sì. Dio è grande e ci chiede qualcosa di grande, ce lo comanda. Dopo aver parlato dell'arroganza, passiamo a quella che è la caratteristica dell'essere ospitale, no? Passiamo a questa seconda caratteristica. Consideriamo ancora una volta la nostra candela, no? Una candela accesa non tiene la luce solo per sé,
In questo caso io non posso decidere di non farla arrivare a Franco, non fargli vedere che è accesa o decido a te sì, a te no. La candela è lì. In questo caso, se stessimo completamente al buio, sarebbe una luce per tutti, non per qualcuno sì e per qualcuno no. Non sceglie di illuminare qualcuno e lasciare qualcun altro nell'oscurità. Una candela offre la sua luce a tutti quelli che sono nelle sue vicinanze, indistintamente. Proprio come la candela, anche noi siamo chiamati ad essere ospitali e a essere fonte di luce per coloro che ci circondano. E ovviamente non parliamo solo di una ospitalità alberghiera, anche di quella, ma non parliamo ovviamente solo di un'ospitalità alberghiera. L'ospitalità ai tempi di Creta era qualcosa ancora più importante, ancora più pesante per certi versi rispetto a come la vediamo e la notiamo oggi, no? A quel tempo ospitare qualcuno significava prendere i propri averi, i propri risparmi e metterli a disposizione per magari un fratello, una persona perseguitata che avesse, quindi significava proprio indirizzare quelle che erano anche le risorse economiche, no? Magari oggi noi quando viviamo l'ospitalità e dire sì, va bene, quando vengono fratelli da fuori o comunque quando ci sono delle opportunità, mostriamo ospitalità, sì, anche questo, ma lì era un concetto ancora più pesante. Quindi quando Paolo sta dando queste indicazioni, sta parlando di qualcosa di duro, di importante. Non esisteva ovviamente Booking, i siti internet come esistono oggi, non esistevano gli alberghi che esistevano oggi, quindi era qualcosa di impegnativo, come ci diceva, e come ci ricorda anche la lettera agli Ebrei 13:2. Non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola senza saperlo hanno ospitato angeli, no? Ovviamente in questo caso si riferisce a una serie di riferimenti che evito di approfondire anche per tempo. L'ospitalità in questo caso, come dicevamo, non vuole essere limitata all'accoglienza dei credenti o all'apertura semplicemente delle nostre case, a chi condivide la nostra fede, ma si riferisce ad un'ospitalità cristiana da estendere oltre i confini della nostra comunità. Una ospitalità che va ben oltre, un'ospitalità d'amore verso il prossimo, indipendentemente dalla sua fede o dall'assenza di essa. Pensiamo a Gesù, pensiamo a quello che lui ha fatto, pensiamo come lo ha fatto. Ed è quello il modello che noi dobbiamo avere, pensando alle caratteristiche che stiamo analizzando. E in che modo possiamo mettere in pratica noi questa caratteristica nella nostra vita quotidiana? Come possiamo farlo? Sicuramente ognuno di noi ha un suo pensiero, la parola ci dà delle indicazioni, no? Diamo ad esempio un esempio pratico che può capitare tutti i giorni, no? Immaginiamo di avere un vicino, un collega di lavoro o qualcuno che comunque fa parte della nostra vita, che ovviamente in questo caso parliamo di una persona che non condivide la nostra fede, no? Forse non ha alcuna fede, magari non lo sappiamo perché non lo conosciamo bene. Magari potremmo sentirci, come dire, tentati di evitare in quel caso di dare ospitalità, perché fratelli, non so a voi. Ma a me capita di essere più bravo e più portato a parlare del Signore con delle persone piuttosto che con altre, mentre alcune ci sono anni magari che io le evito, ma le evito perché parto dal ragionamento mio umano, no, vabbè, ma non si convertirà mai, il Signore non lo convertirà mai, è completamente perduto, mi ha creato problemi, mi ha denunciato perché avevo la siepe alta, mi ha creato questa cosa, e quindi cosa succede? Che ragioniamo con la mente nostra e non accettiamo quelle che sono le indicazioni di Dio. E anche lì dovremo sforzarci a fare quello che invece ci chiede, essere ospitali anche con le persone con le quali fino ad oggi abbiamo pensato di non esserlo. E per ospitali ovviamente si riferisce anche banalmente a una parola, a una discussione, a un qualcosa, no? Potremmo provare ad invitare questa persona o quantomeno a rivolgerci la parola, cosa che fino a ieri non abbiamo fatto. Non per parlare per forza della nostra fede, del Signore che dicendo, ma per fargli comprendere che noi siamo diversi, no? Quante volte ci siamo detti, tu
tutti ci conoscono, noi non conosciamo tutti, ma tutti ci conoscono, sanno quello che facciamo e via dicendo, perché parliamo con quello che facciamo, con i fatti, e questo ci può dare l'opportunità, e fratelli, credo che succeda a tutti noi, che ci venga detto, ma perché hai fatto quella cosa? Perché mi hai dato questa disponibilità? Non me lo aspetto, non me l'hanno data nemmeno i miei fratelli carnali, non me l'hanno data nessuno, tu me la stai dando che mi conosci appena, perché? No, cioè io ho una persona che tutti conoscete, che per correttezza non cito, no, mi ha raccontato che lui era arrivato al suicidio, no? Era quasi arrivato a pensare al suicidio, e nasconde un diario in cui aveva scritto anche le ultime cose prima di suicidarsi. Eppure un giorno il nostro caro fratello Daniele lo ha invitato a venire in chiesa, ha frequentato la chiesa, è stato dei mesi, e questa cosa lo ha segnato tutta la vita, gli ha dato un nuovo vigore, una nuova forza. Adesso noi non sappiamo quelli che sono i piani di Dio, ma Daniele in quel momento è stato ospitale, magari non dava troppo peso a quello che stava facendo in quel momento, perché si è sentito di farlo, ma quante volte delle cose che noi pensiamo che possono non essere così pesanti, poi in realtà lo sono, e come? Ovviamente l'essere ospitale significa esserlo anche tra di noi, in comunità, no? Ricordiamo la parola di Paolo ai Romani, cercate di superarvi nell'onorarvi a vicenda, Romani 12:10. Come la candela che offre la sua luce a tutti, siamo chiamati ad essere ospitali, ad offrire il calore del nostro amore e l'accoglienza del nostro cuore a tutti. Concludiamo con l'ultimo aspetto, l'ultima caratteristica che appunto affrontiamo oggi, no? Fedele alla parola, no? Quindi abbiamo affrontato due caratteristiche, come dire, morali, generali. Oggi, adesso parliamo di una caratteristica dottrinale, no? L'essere fedele. E soffermandoci a questa, leggiamo la parte di Tito dove appunto in Tito 1:9 viene detto precisamente che un buon conduttore deve aderire fedelmente alle parole della dottrina, così da essere in grado sia di esortare con la sana dottrina, sia di confutare coloro che la contraddicono. Anche in questo caso dobbiamo fare un po' come la candela, no? Una volta accesa la candela continua a bruciare, sta continuando a bruciare e continuerà a bruciare se la lasciamo qui o se la mettiamo in un altro luogo. Non si distrae, non si spegne, ma rimane fedele al suo scopo, fornire luce. E ragioniamo anche noi su quello che è il nostro scopo qui. Il Signore ci ha collocato qui, ci ha chiamato a un piano ben preciso per noi, per le nostre vite. Signore, lo diciamo tutti, lo riconosciamo tutti, è un Dio d'ordine, non fa le cose perché capita di farle in un modo piuttosto che in un altro. Quante volte non le riusciamo a comprendere, ma sicuramente sono state fatte perché hanno una sua logica e una finalità, che è quella di glorificare il suo nome nella maniera più assoluta, no? E essere fedele alla parola innanzitutto significa sicuramente nutrirsi costantemente della stessa. Non possiamo rimanere fedeli a ciò che non conosciamo, è complicato rimanere fedeli a un qualcosa che non si conosce. Dobbiamo leggere la Bibbia, dobbiamo riflettere su di essa, pregarla. La parola dovrebbe essere la nostra guida quotidiana, quello che accompagna tutti i nostri giorni. E dovrebbe essere visibile, come dicevamo, nel concreto, in tutte quelle che sono le nostre interazioni, in tutte quelle che sono le nostre azioni, no? Come nel Salmo 119 al verso 105 viene detto: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. E questo mi ha fatto ovviamente molto, molto riflettere, perché quante volte dico, magari diciamo, magari capita anche a voi, riconosciamo tutte queste cose, però poi se ci fermiamo un attimo e analizziamo il tutto, vediamo che alcune volte non le facciamo come
ci viene indicato, non proclamiamo come dovremmo proclamarlo. E quindi questo è un qualcosa che comunque ci segna, no? E faccio velocemente perché sto andando oltre, quindi cerco di essere più breve. Anche in questo caso, no, mi piace immaginare una situazione pratica sempre di un collega, di una persona che comunque conosciamo, no? E invece di imporre le nostre credenze, potremmo semplicemente vivere alcune volte in modo semplice, perché tante volte la semplicità paga nell'essere vicino a quella persona, alle sue preoccupazioni, alle sue problematiche, perché poi avremo sicuramente modo di spiegargli perché. Noi viviamo con una certa tranquillità e cerchiamo di essere esterni da determinate problematiche, anche se poi le affrontiamo anche noi, no? Quindi essere sempre come candele, non arroganti, ospitali e fedeli alla parola. Risplendere con la luce di Cristo in un mondo che, fratelli, ne ha veramente tanto bisogno, e questo noi lo sappiamo, no? Assolutamente. E giungendo alla conclusione di questo secondo viaggio che abbiamo fatto verso queste tante caratteristiche, perché poi in quattro versi sono indicate tante caratteristiche, no? Abbiamo sicuramente esplorato tre caratteristiche molto importanti e devono riflettersi in tutti noi, e dobbiamo impegnarci a fare in modo che queste caratteristiche veramente siano presenti nella nostra vita di tutti i giorni. Non dobbiamo essere arroganti, non dobbiamo cedere alle arroganze, dobbiamo essere ospitali e fedeli alla parola. Questi sono attributi che dobbiamo cercare veramente di vivere sempre. E abbiamo usato appunto la candela come simbolo, no? Vi dicevo all'inizio, c'è una correlazione, una simbologia comunque abbastanza forte, quella della candela, no? Ci ricorda che non siamo autosufficienti, ma abbiamo bisogno della scintilla di Dio, come dicevamo, dell'amore di Dio che ci illumina, ci ricorda che la nostra luce dovrebbe brillare per tutti, senza una distinzione, senza discriminazione, e che dobbiamo rimanere fedeli al nostro scopo, come la candela rimane fedele al suo fine fino all'ultimo frammento di cera che ha. Ciascuno di noi, ovviamente, come si diceva, è chiamato a vivere queste caratteristiche nel quotidiano, ma soprattutto sforzandoci di guardare a Gesù Cristo, perché Lui lo ha fatto ed è stato coerente, attendibile e credibile. Complicato guardare a Gesù Cristo e poi guardare a noi, però a me hanno insegnato tante volte, e la Bibbia me lo ha ampiamente confermato, che bisogna mirare al meglio per poter fare bene. In tutte le cose che si fanno, dal lavoro alle amicizie, ai rapporti, bisogna mirare al meglio. E il meglio chi è? È Gesù Cristo, e noi dobbiamo mirare a Lui, dobbiamo vedere Lui cosa fa. E non dobbiamo dire Lui è Lui, noi siamo noi, dobbiamo sottometterci e fare di tutto per seguire quell'esempio. Ed ecco, è per questo che in questa settimana che ci segue, io farò un esercizio, che seguirà, io farò un esercizio e spero che, ovviamente, ispirato dalla parola, spero che lo possiamo fare ognuno di noi, concentrarci su ognuno di questi aspetti, magari in un giorno in particolare, un giorno riflettere su quella che è appunto la non arroganza, un giorno riflettere sull'ospitalità, un giorno riflettere sull'essere fedele alla parola ed applicarlo nei nostri gesti quotidiani e nelle nostre attività quotidiane. Beh, penso che lo faremo bene, il problema sarà ripeterlo poi. Ma questo è ciò che la parola mi ha indicato ed è ciò che sento di condividere con voi oggi. Una vita di trasformazione per la trasformazione. Siamo stati trasformati grazie a Dio e siamo suoi strumenti per trasformare altre vite secondo la volontà di Dio, nella concretezza e nella testimonianza di quello che facciamo. Esorto quindi veramente ognuno di noi a prendere a cuore queste parole che oggi il Signore ci ha voluto dare, ci ha voluto offrire, perché nel mondo c'è tanta oscurità e c'è bisogno di candele, c'è bisogno di illuminare questo mondo
noi possiamo, non dobbiamo vivere il rammarico di non averlo fatto, noi abbiamo i mezzi, la grazia per poterlo fare e la responsabilità di doverlo fare. Preghiamo perché veramente il Signore ci possa guidare in questa settimana. Grazie Padre per tutto quello che fai per noi nel continuo. Grazie perché noi siamo veramente smarriti, viviamo spesso di pressioni, viviamo spesso di ansie, viviamo spesso di situazioni che ci portano veramente ad essere distratti. Domani mi concentrerò sulla lettura della parola, domani farò questo, domani farò quello e spesso non riusciamo invece a concentrarci sulla quotidianità, che tu possa darci veramente a chi di noi soffre di ciò come me stesso, darci veramente la forza e la coerenza di farlo sempre ed ascoltare quelle che sono le indicazioni che tu ci hai dato attraverso la tua parola. Grazie perché oggi sei stato qui tra noi e sicuramente ci guiderai. Amen.